programma, la giornata di oggi si articola attorno a due panel e a una tavola rotonda. Il primo è dedicato alla storia dell'attivismo italiano, europeo, bergamasco della società civile verso quella dei Balcani colpita dalla guerra, quindi agli anni 90. Poi discuteremo del presente, delle questioni aperte, nel complesso rapporto anche che l'Unione Europea ha con la Turchia, per cui la questione è un po' diversa rispetto a quella che vi ho descritto nel caso dei Balcani. E infine una tavola rotonda che segue il buffet a cui siete tutti invitati, che è dedicata all'Europa che manca. Con questo titolo abbiamo voluto evocare forse un ragionamento tanto sulla manchevolezza dell'Europa e dei suoi stati membri verso i Balcani, quanto ai Balcani che mancano l'Europa. L'auspicio con cui concludo è che l'anno prossimo, con l'occasione dell'anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, che tutti ricorderete dai banchi di scuola iniziata proprio a Sarajevo, si crei una nuova opportunità per rilanciare il processo di integrazione europea della regione. Ringrazio quindi chi ha parlato fino ad ora e invito invece a raggiungermi al tavolo il relatore del primo panel. Grazie. Si dovrebbe costruire
per dare così un rilancio al progetto europeo che di questo ha bisogno in tutto il continente. Parliamo quindi in questo primo panel della conferenza di oggi, partendo dalla prospettiva locale, per poi passare a quella nazionale e infine internazionale. E quindi abbiamo invitato a parlare del caso dell'esperienza di Bergamo Andrea Valesini, che ha conosciuto da vicino la mobilitazione dei bergamaschi, che certamente è stata una delle più importanti e attive nel nostro paese verso la regione. Grazie. Grazie a voi e grazie in particolare a chi mi ha dato la responsabilità di questo intervento, quindi a Roberto Bertoli e Gabriella Cremaschi. Parlo di responsabilità perché sento di intervenire a nome degli 800 volontari e delle migliaia di persone che sostennero il progetto Bergamo per Cagani. È difficile condensare quella grande esperienza anche umana, di forte intensità umana, in pochi minuti. Proverò a farlo, io in questi giorni ho rinfrescato la memoria andando a rileggere la tesina che dedicai a questo progetto per diventare giornalista professionista, e fu una tesina che venne accolta con molta curiosità dai giornalisti romani che erano incaricati di fare l'esame. Fu accolta con curiosità proprio per l'originalità di questa esperienza di cooperazione decentrata. Percorrerò brevemente le tappe principali di questo grande progetto che coinvolse Bergamo e la sua provincia, e poi tirerò brevemente alcune conclusioni. Il nucleo originario del progetto Bergamo per Cagani era stato il Comitato Accoglienza Profughi della ex Jugoslavia, che era nato a Bergamo in risposta a un appello nazionale che era stato lanciato sotto il titolo di Ospitalità per l'inverno. L'allora sindaco di Bergamo, Gian Pietro Galizzi, decise appunto di concedere la sede per l'attività di questo comitato, al quale aderirono inizialmente Caritas, ARCI, ACLI, lo stesso comune, la provincia, associazioni di volontariato locali e gruppi spontanei che erano nati sul territorio per rispondere al dramma di quanto stava accadendo dall'altra parte del Mediterraneo. In 5 anni il comitato ha dato accoglienza, ha dato una casa e un lavoro a circa 650 profughi. Questo è un dato che secondo me sottolinea anche la capacità che questa esperienza ha avuto rispetto all'integrazione di persone che arrivavano da una condizione drammatica. Ci sono delle storie molto belle, intorno a questa accoglienza sono nate delle amicizie, sono nati dei matrimoni. Oggi abbiamo cittadini bergamaschi che sono figli di quell'esperienza. Il comitato però non si era fermato all'accoglienza dei profughi, ma appunto è incuriosito da quello che stava accadendo dall'altra parte del Mediterraneo. Alcuni volontari nell'ottobre del 92 si erano recati a Novigrad in un campeggio che nel frattempo era diventato appunto campo di accoglienza dei profughi, e tra le 3.000 persone ospitate c'erano 1.200 cittadini che provenivano appunto dalla città di Cagani. Dal loro racconto emergeva l'urgenza di avviare un progetto di solidarietà in questa cittadina bosniaca che già anche i primi mesi del conflitto era diventata la retrovia per ospitare persone che arrivavano da nord e che erano vittime della pulizia etnica. Nel gennaio del 1993 due consiglieri comunali, Roberto Bertoli e Guido Fornoni,
che avevano ideato, diciamo, il comitato, compirono la prima missione a Cacani, dove incontrarono appunto le autorità locali, civili e religiose. A Cacani l'80% della popolazione era musulmana, il 14% cattolica, il 6% ortodossa. Incontrarono anche i presidi delle scuole e i presidenti delle associazioni e delle organizzazioni umanitarie locali. Emerse un quadro drammatico dal punto di vista economico e sociale, perché quella città reggeva la propria economia su una grande miniera di carbone che con l'inizio della guerra aveva ridotto del 70% la propria attività, e anche l'agricoltura era al palo e la fame era uno spettro sempre più vicino. Altri passaggi importanti sono quelli dell'aprile 93, quando il comitato apre un proprio ufficio a Cacani, garantendo la presenza di due volontari e di un interprete. Questo segna in maniera stabile l'avvio del progetto di cooperazione, e nel frattempo erano stati avviati gemellaggi tra scuole. Alla fine saranno circa una quarantina le classi gemellate tra Bergamo e Cacani, e associazioni bergamasche e bosniache, e i primi convogli di aiuti umanitari avevano raggiunto la Bosnia portando tonnellate di aiuti. Alla fine l'investimento complessivo in questo progetto di cooperazione decentrata sarà di circa 5 miliardi di lire. Altri passaggi importanti, c'è un altro passaggio che secondo me è importante, che il progetto Bergamo per Cacani non si è fermato all'emergenza, ma si è posto anche il problema della ricostruzione fisica, materiale, ma anche della ricostruzione di un tessuto umano e sociale che permettesse poi il rientro dei profughi una volta siglato gli accordi di Dayton. Nella zona di Cacani il conflitto aveva distrutto circa 2000 case, e dal 95, nei mesi estivi, il comitato organizza campi di lavoro. Nella nostra terra non è difficile trovare muratori o trovare persone che abbiano la capacità, anche se non sono muratori, di sistemare una casa. E dal 95, dicevo, vengono organizzati questi campi estivi di lavoro che hanno permesso di recuperare da subito oltre 300 abitazioni, e successivamente altre, credo, 400 abitazioni. Si mettono in moto diverse organizzazioni, come dicevo, tra queste anche le segreterie provinciali dei sindacati CGL, CISL e UIL, e l'Unione Industriale, quindi sui temi della ripresa economica e del lavoro, proprio perché il progetto ha questa peculiarità di non lasciare da parte nessun aspetto. Il passaggio più complesso è, come si può immaginare, quello della riconciliazione e del rientro dei 6.000 profughi di origine croata in una città a maggioranza musulmana. Si era cominciato già durante la guerra a lavorare a questo obiettivo, riunendo più volte intorno a un tavolo, anche col sostegno della diocesi di Bergamo, i rappresentanti delle tre comunità religiose locali, e portando anche le parole della riconciliazione e della pace nelle scuole. Quindi ne ricordavo appunto la quarantina di messaggi, di gemellaggi. Io ho cercato di dare alcuni numeri e di ricordare i passaggi principali di questo grande progetto di cooperazione decentrata. Ci sono molte altre cose che si potrebbero ricordare, ad esempio il sostegno che venne dato da tante famiglie ai profughi che si trovavano nel campo di Novigrad. Ricordo che circa 400 famiglie mandarono mensilmente 20 kg di cibo per sostenere
materialmente le persone che si trovavano in questo campo profughi, e sono tantissimi gesti di questo tipo che hanno permesso a questo progetto di crescere e di diventare anche un modello e di avere dei riconoscimenti internazionali. Ricordo che l'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, riconobbe Kakhani in città aperta, e fu quello un riconoscimento molto importante in un contesto come quello del conflitto, del post-conflitto, dove invece la chiusura era l'elemento che tendeva a dominare. Dicevo appunto dei numeri e dei fatti, sono molti, sono tanti, però io ci tenevo a tirare alcune conclusioni rispetto a un valore che questo progetto di cooperazione decentrata ha generato, che sono valori non monetizzabili, ma che hanno un grande significato. E lo dico intorno a tre parole: diversità, relazione, conoscenza. La prima cosa che ha caratterizzato questo progetto e che per me, che mi approcciavo a questa iniziativa come giornalista e poi ne sono diventato praticamente militante, era la capacità che hanno avuto i promotori di questa iniziativa di mettere insieme le diversità. Questo non è scontato nella nostra terra, anzi è spesso molto difficile anche in un ambito sociale come quello del volontariato, tant'è che l'esperienza Bergamo per Kakhani ha avuto poi un seguito in Bergamo per il Kosovo, però non ci sono ad oggi esperienze paragonabili per la capacità di tenere insieme la diversità. Quando parlo di diversità, parlo di una diversità non solo in termini di sigle, quindi tenere insieme la Caritas con la CGL, gli scout con i tifosi della Curva Nord che andavano a fare i volontari in Bosnia per la ricostruzione, ma anche tenere insieme appartenenze a culture politiche, a storie diverse, tenere insieme i cattolici con gli altri. E questo fu un grande risultato che nacque secondo me dalla capacità di individuare degli obiettivi molto pratici e molto buoni, cioè che mobilitavano le coscienze delle persone. Il secondo aspetto, che secondo me è molto importante, è che i promotori di questo grande progetto puntarono molto sulle relazioni tra associazioni bergamasche, ma soprattutto sulle relazioni fra le due sponde dell'Adriatico, quindi fra comunità bergamasche e comunità bosniache. L'effetto di queste relazioni mi permette di agganciare la terza parola che ho citato, che è quella della conoscenza. Io faccio il giornalista e so bene i limiti e anche un po' le miserie della categoria a quale appartengo, delle rappresentazioni spesso superficiali che vengono date anche sui grandi temi. Ricordo che ad esempio ai tempi dei conflitti nei Balcani era molto in voga il modello di conflitti etnici, conflitti religiosi, nei quali era difficile distinguere i carnefici dalle vittime, erano un po' tutti responsabili, e quindi se tutti erano responsabili in nome di un odio atavico che li portava a sgozzarsi, se tutti erano responsabili nessuno era responsabile e si poteva fare ben poca cosa. Chi faceva questi viaggi e andava a conoscere la realtà bosniaca capiva che le cose non erano così, erano molto più complesse e articolate. E quindi il progetto Bergamo per Kakhani è stato un grande progetto anche di conoscenza della realtà. E lo è stato per me, che sono giornalista, ma lo è stato per tanti che a partire da quell'esperienza poi hanno cercato anche di diffondere nelle nostre comunità un modo di guardare al conflitto che fosse più attinente alla realtà e non agli stereotipi e luoghi comuni. C'è un'altra cosa che volevo sottolineare, è che è il ritorno che questo progetto ha avuto sulla nostra comunità, è l'aver accolto profughi, il fatto che siano nate anche delle relazioni di amicizia e di conoscenza. Secondo me ha permesso a tante persone di
incrementare la propria umanità, di andare a fondo di parole che spesso vengono pronunciate così in maniera molto astratta, come appunto accoglienza o come solidarietà. Ci sono famiglie che hanno aperto le proprie case ai profughi, sono nate amicizie, sono nati matrimoni, e questo ha permesso alla comunità bergamasca di crescere, di diventare più matura, di allargare il proprio cuore. E questi sono fattori che non sono monetizzabili o non sono riducibili a numeri, ma che secondo me meritano un grande riconoscimento per quello che questo progetto, nato come progetto di accoglienza, è poi riuscito a fare in termini anche di testimonianza. Visto che il tema di oggi è quello di diventare Europa, io volevo chiudere il mio intervento con una citazione di un grande europeista, un grande profeta che purtroppo allora fu inascoltato, che è Alexander Langer, che scrisse delle pagine molto accurate su quello che stava accadendo in Bosnia e nei Balcani. In particolare un testo che è molto profetico, intitolato L'Europa muore o rinasce a Sarajevo. Leggo una pagina breve perché c'è un messaggio finale, pensiamo che è stato scritto 20 anni fa, quando già Langer proponeva l'ingresso della Bosnia nell'Unione Europea come possibilità di risolvere il conflitto, e pensiamo come già Langer avesse una visione dell'Europa grande. Mi colpiscono molto rileggere oggi le sue parole, anche per l'appello accorato che lui aveva lanciato. Scrive Langer: dopo 3 anni tutti noi, umili o potenti, assistiamo al quotidiano ormai banalizzato di una guerra i cui bersagli sono donne, bambini, vecchi, deliberatamente presi di mira da cecchini irraggiungibili o colpiti da obici mortali che sparano dal nulla. Ci volevano dunque 3 anni e soprattutto una presa di ostaggi dei caschi blu, fatto senza precedenti nella storia della comunità internazionale, perché leadership politiche e media europei riconoscano che in questa guerra ci sono aggressori e aggrediti, criminali e vittime. 3 anni di una politica inutile di neutralità che ci ha privato di ogni credibilità presso i bosniaci e di ogni rispetto da parte degli aggressori. Ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno. O tiriamo le conseguenze che ci impongono e rafforziamo la nostra presenza e, in fin dei conti, rifiutiamo di essere complici della strategia di epurazione e di omogenizzazione della popolazione della Bosnia, oppure cediamo al ricatto intollerabile delle forze serbo-bosniache, ritirandoci dalla Bosnia e infliggendo così alle Nazioni Unite la loro più grande umiliazione, proprio mentre si celebra il 50° della fondazione dell'ONU. Oggi più che mai in passato dobbiamo armarci di dignità e di valori e soprattutto ripetere quel mai più che risuona in tutta Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi più che mai in passato dobbiamo difenderci in Bosnia contro coloro che spingono all'epurazione etnica e religiosa come ideale politico e lo impongono, perpetrando crimini contro l'umanità. Se la situazione attuale è il risultato delle politiche disordinate, rinunciatarie e contraddittorie dei nostri governi, l'Unione Europea in quanto tale è rimasta muta, impotente, assente. Bisogna che l'Europa testimoni e agisca. Concludo veramente dicendo questo, che Langer cita parole come epurazione, omogenizzazione, omologazione. Credo che la grandezza del progetto Bergamo per Cacani sia stata quella appunto di testimoniare l'opposto di queste parole, quindi portare la diversità, portare la capacità di relazioni e di conoscenza laddove c'era in atto invece un disegno che tendeva a cancellare la diversità, che tendeva a cancellare le relazioni e tendeva a cancellare la possibilità di conoscenza.
Langer, nel messaggio che lascia a parenti e amici quando nel luglio 95 si toglie la vita, conclude dicendo: non siate tristi, continuate in ciò che era giusto. Ecco, io credo che questo messaggio sia il messaggio che vorrei lasciare a tutti, di continuare in ciò che è stato giusto. Grazie. Grazie davvero anche per aver ricordato che ci sono state già allora riflessioni così importanti su cui dobbiamo tornare, come quella di Langer. Noi riteniamo che il progetto che abbiamo lanciato, Cercavamo la pace, possa dare tanti stimoli alla riflessione sull'Europa oggi, sul nostro paese e le sue potenzialità. E tra l'altro nel ricostruire le esperienze anche di tanti individui che non hanno normalmente ambizioni di grandi statisti, ma operano nel quotidiano, e chiediamo ai nostri concittadini uno sforzo per aiutarci a ricostruirla attraverso quello che si chiama il crowdsourcing, cioè una raccolta partecipativa del materiale. Sul nostro sito infatti stiamo cercando di raccogliere fotografie, diari, corrispondenze e tutto quello che in qualche modo ci può aiutare a ricostruire questo grandissimo universo e a riflettere fino in fondo anche non a scopo apologetico, ma con la volontà di capire fino in fondo che cosa questa esperienza ci ha dato. Cercavamo la pace, così abbiamo intitolato il progetto, lavora Marco Abram, che è uno dei cercatori dell'Osservatorio Balcani Caucaso. E lascio qui la parola per presentare i primi risultati del lavoro, che vi dicevo si concluderà l'anno prossimo, ma speriamo in realtà possa proseguire anche oltre, perché i materiali che stanno emergendo sono sicuramente molto interessanti. Grazie Luisa e buongiorno a tutti anche da parte mia. Il mio intervento raccoglie alcune prime considerazioni che emergono da questo lavoro di indagine che l'Osservatorio Balcani Caucaso sta portando avanti sull'impegno dei cittadini italiani nella guerra in ex Jugoslavia. L'oggetto di studio non è naturalmente un vero e proprio movimento, un coerente, coeso, lo sentivamo anche prima, ma piuttosto una mobilitazione trasversale, variegata, accomunata sostanzialmente dall'intento di portare qualche forma di aiuto alle popolazioni che sono sconvolte dal conflitto, ma con modalità differenti, che sono diversamente definite a seconda anche delle inclinazioni appunto politiche, culturali, dei vari soggetti coinvolti. Il fenomeno nel suo complesso si colloca in una situazione contingente che è oggettivamente straordinaria e che viene efficacemente espressa, a mio avviso, appunto dalla famosa espressione guerra in casa, espressione che viene riportata già nel settembre del 1991 sulla copertina del settimanale Avvenimenti e che verrà quindi resa celebre dal titolo di un fortunato libro. Nel breve tempo a mia disposizione introdurrò alcuni elementi di riflessione che sono relativi soprattutto alla prima fase della mobilitazione, al primo momento di crisi nella ex Jugoslavia, quando la guerra in qualche modo non era ancora entrata nelle case degli italiani, ma certamente bussava alle loro porte. L'approfondimento riguarda quindi il periodo compreso tra il giugno 1991 e la primavera del 1992 e si basa su documentazione dell'epoca e su testimonianze orali, cioè interviste con i protagonisti. Un'ultima precisazione introduttiva va invece dedicata a quelli che sono i confini geografici dell'analisi. Il progetto di Osservatorio Balcani Caucaso approfondisce questioni che riguardano l'intero quadro nazionale, il contesto appunto italiano nel suo complesso, ma il lavoro di ricerca che io conduco si concentra soprattutto su un caso di studio particolare, che è quello del Trentino, della provincia di Trento. La mia presentazione oggi ha comunque l'ambizione di introdurre, perché siamo ancora appunto in una fase iniziale, una riflessione utile alla comprensione complessiva del contesto nazionale. E talvolta pescherò alcuni esempi dal caso di studio locale che sto approfondendo, ma
avrò cura di segnalarli e contestualizzarli. I conflitti jugoslavi hanno luogo nell'era della guerra in diretta televisiva, un'era che è inaugurata dalla prima guerra del Golfo, e l'assedio di Sarajevo rappresenta probabilmente uno dei momenti di massimo coinvolgimento dell'opinione pubblica mondiale nelle vicende di uno specifico teatro bellico. Sappiamo quanto quell'ininterrotto flusso di immagini che arrivano dall'altra parte dell'Adriatico svolga un ruolo di primaria importanza nella sensibilizzazione dei cittadini italiani, nel spingerli ad attivarsi, a fare qualcosa. Dalle ricerche però emerge una situazione che per quanto riguarda la prima fase del conflitto è piuttosto diversa. Ci sono molte fonti primarie che riportano le lamentele, le denunce per la freddezza dei cittadini italiani di fronte alla tragedia in Jugoslavia, imputata anche, e cito uno di questi tanti appelli, alla scarsa spettacolarità di una guerra logorante, carica di distruzioni e di morte, ma priva di quegli effetti speciali che attirano i mezzi di comunicazione e innalzano gli indici d'ascolto. Ecco, si tratta di affermazioni che sorprendono in parte se si pensa proprio al livello di copertura mediatica che la guerra raggiungerà negli anni successivi. Eppure è proprio in questo tipo di contesto che si registrano i primi movimenti di singoli, di gruppi informali e di realtà associative. In questa prima fase naturalmente svolge un ruolo significativo l'influenza di quelle che sono le riconosciute autorità politiche e religiose. Il Papa invoca uno sforzo di solidarietà già nel settembre del 1991 che viene diffuso in tutte le diocesi italiane. I punti di riferimento nazionali di quello che è il mondo pacifista cominciano a lanciare iniziative già con le prime ostilità in Slovenia, quindi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 1991. Tuttavia, volendo analizzare le effettive dinamiche della mobilitazione, l'indagine invita a rivolgere l'attenzione soprattutto a quel sistema di legami, a quella rete che intrecciatasi tra Jugoslavia e Italia negli anni precedenti al conflitto. Sfortunatamente si tratta di un periodo che è stato poco indagato dalla storiografia, che si è concentrata soprattutto sui periodi di contrasto durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale tra Italia e Jugoslavia. Tuttavia quei legami che si sviluppano soprattutto negli anni 70-80 riemergono nei primi anni 90 e svolgono un ruolo fondamentale a partire dai rapporti tra comunità e amministrazioni locali. Basta pensare al caso del gemellaggio tra Karlovac e Alessandria, un gemellaggio che risale agli anni 60 e che permette già nell'agosto del 91 una prima mobilitazione ad Alessandria in favore appunto della città croata. Allo stesso modo simili dinamiche si ritrovano a nord-est, dove la comunità di lavoro Alpe Adria collega le repubbliche jugoslave nord-occidentali e le regioni, le province del nord-est italiano. Quest'ultime intervengono direttamente anche nella politica estera a sostegno del riconoscimento di Slovenia e Croazia, ma anche con iniziative di solidarietà che sono volte al sostegno del lavoro delle associazioni e dei primi comitati. Altre relazioni di altro livello precedentemente intrecciate tra i due paesi divengono canali di comunicazione privilegiati per appelli diretti che arrivano dalla realtà in guerra. Nel corso della mia indagine sono emerse esperienze di solidarietà che derivano da legami tra cori parrocchiali, tra corpi dei vigili del fuoco, cose di questo tipo. Vi sono quindi due fenomeni sociali di ampie dimensioni che maturano nel corso degli anni Ottanta e che incidono fortemente sulla percezione della realtà jugoslava di una fetta importante della popolazione italiana, favorendo sia contatti personali che una particolare sensibilità verso quel mondo. In primo luogo il ruolo svolto dal turismo estivo, che nel decennio precedente il conflitto, negli anni Ottanta, porta sulle coste jugoslave e croate centinaia di migliaia di italiani.
un'esperienza che ha un suo peso ed emerge chiaramente sia nelle testimonianze dei protagonisti dell'epoca che nella documentazione coeva. Vi riporto la citazione di un attivista che risale al 1991 e cito: questa è una guerra in posti dove si veniva in vacanza con la moto e la ragazza, decisi a starsene nudi sulla spiaggia. Questa guerra fa male anche per queste piccole ragioni private, del cuore e della memoria. Il secondo fenomeno che mette in contatto un numero non indifferente di italiani con l'altra sponda adriatica è in quegli anni naturalmente quello di Međugorje, che negli anni Ottanta, proprio per l'entusiasmo, per le apparizioni, porta decine di migliaia di italiani nel villaggio dei Vegenti, e creando un notevole bacino di potenziali cittadini, di cittadini potenzialmente attenti a quello che succede in Erzegovina, in Jugoslavia, e non a caso si riscontra immediatamente il loro attivismo. I gruppi di devoti di Međugorje sono tra i primi a prendere l'iniziativa, sia per questa particolare sensibilità, ma soprattutto per i contatti diretti, per una certa organizzazione e la conoscenza stessa del territorio. Nei primi mesi di crisi, quindi, appare fondamentale l'affermazione di queste figure ponte, in qualche modo, che riescono ad attivare le comunità in Italia. Questo ruolo è svolto spesso anche dai numerosi cittadini italiani e jugoslavi che sono già all'epoca residenti in Italia e che naturalmente, forti di capitali di conoscenza in loco, diventano dei vettori importanti, agiscono al di fuori delle comunità di immigrati e in relazione con la più vasta società civile italiana. Ecco, per quanto non esaustive, naturalmente queste osservazioni contribuiscono, a mio avviso, a far comprendere soprattutto la capillarità e la spontaneità del fenomeno su tutto il territorio del nostro paese, nelle più diverse realtà del nostro paese. La società italiana aveva appunto nel complesso allacciato dei legami di vario genere con la realtà jugoslava ed essi risultano quantomeno inizialmente fondamentali per promuovere l'impegno anche al di là di precedenti attivismi politici o civili, prima dell'esplosione mediatica stessa della guerra, favorendo l'organizzazione di reti autonome e la nascita di soggetti nuovi e indipendenti. Il secondo punto che vorrei rapidamente trattare oggi riguarda la lettura e l'interpretazione che viene data del conflitto dai primi cittadini italiani impegnati appunto nell'attivismo e nella mobilitazione. Mentre il governo italiano dell'epoca, l'esecutivo Andreotti con Gianni De Michelis agli esteri, cerca in questa fase di sostenere il più possibile il governo federale, il governo di Belgrado, nella seconda metà del 91, nei primi mesi del 92, sui mezzi di comunicazione e nell'opinione pubblica prevale un'interpretazione che è quasi univoca, cioè solidale con le repubbliche slovena e croata e avversa al governo centrale di Belgrado. Anche gran parte di questi primi gruppi che si formano sostiene il riconoscimento da parte della comunità internazionale delle repubbliche secessioniste. Si tratta di posizioni che sono apertamente sostenute nel mondo cattolico, ma che trovano sulla stessa lunghezza d'onda anche esponenti degli ambienti vicini al Partito Radicale e liberali. Nei primi mesi di guerra appunto si registra una proliferazione in tutto il paese di gruppi e realtà associative che sono contraddistinte da denominazioni quali Amici della Croazia, Comitato Pro Croazia, Sostegno alle Vittime in Croazia, eccetera, eccetera. Si tratta di un fronte che inizialmente è molto presente e visibile nel dibattito pubblico, quantomeno fino al dicembre 91, ai primi mesi del 92, e che coniuga in qualche modo impegno politico e solidarietà, effettivi convogli e cose di questo tipo. Nella galassia più prettamente considerata pacifista, compattata dall'opposizione alla prima guerra del Golfo di pochi mesi prima di fatto, e coordinata a livello nazionale soprattutto da Associazione per la Pace, da ARCI, da ACLI, la questione appare più complessa. Uno dei principali esponenti di quel mondo ricorderà anni dopo, e lo cito: fin dal principio il movimento pacifista assunse una posizione contraria alla secessione unilaterale slovena e croata
e si impegnò per il dialogo, il negoziato, per un'iniziativa globale riguardo a tutta la Federazione Jugoslava. Ecco, in realtà dalle mie indagini emerge un quadro meno coerente rispetto a quello descritto in questa citazione e l'analisi delle posizioni all'interno appunto del variegato mondo pacifista diverge, trova incontro delle divergenze rispetto a quella che era magari probabilmente una visione consolidata più ai vertici. Nel caso trentino, appunto, che ho approfondito, il movimento pacifista prende come punto di riferimento immediatamente il diritto all'autodeterminazione e si schiera fin da subito in appoggio al riconoscimento di Croazia e Slovenia. La memoria dei testimoni intervistati ci restituisce efficacemente il significato e il peso che in quella scelta ha il percorso politico precedente, soprattutto negli attivisti che sono più politicizzati. Ricorda uno di loro, e lo cito: noi venivamo da una stagione in cui l'autodeterminazione dei popoli era vangelo, era un dogma. Allo stesso tempo il nazionalismo era una cosa estranea. D'altra parte, al passaggio del decennio tra fine anni 80 e inizio anni 90, anche studiosi grandi spessore come Eric Hobsbawm parlano del nazionalismo come di un fenomeno ormai marginale, residuale nella vita politica. E per gli attivisti una prima rielaborazione arriva in seguito a quelle iniziative, a quei viaggi che portano ad entrare fisicamente nei territori dell'ex Jugoslavia e a confrontarsi con gli attivisti locali, un po' quel percorso di conoscenza di cui si parlava anche prima. La documentazione disponibile testimonia la sorpresa degli italiani, ad esempio nell'incontro con una realtà croata che è molto più complessa e contraddittoria di quanto immaginato, e nella scoperta anche della presenza di attivismo antinazionalista nei gruppi di opposizione a Belgrado. Ciò finisce in un primo momento per aumentare il senso di spaesamento. Questo si nota, si riscontra molto nelle interviste, quando i testimoni tornano a ricordare che le prime fasi ricordano appunto la difficoltà di capire, di ritrovarsi. E anche appunto già citato Alexander Langer, uno dei più attenti osservatori di quello che stava succedendo all'epoca, scrive proprio in quei mesi ad un attivista in ex Jugoslavia, e lo cito: facciamo fatica a trovare il modo giusto per aiutarvi e forse siamo anche un po' distratti oltre che frastornati. Appunto esattamente questi sentimenti si riscontrano nella memoria dei protagonisti quando ripercorrono quella prima fase. Sarà soprattutto la successiva esperienza di impegno per la Bosnia a favorire il consolidamento di nuove interpretazioni e nella ricerca di punti di riferimento sia etici che politici si affermeranno definitivamente e con forza soprattutto i valori del multiculturalismo, della convivenza, della cittadinanza, che verranno in qualche modo simbolizzati dalla città di Sarajevo. Ecco, per concludere, i primi mesi di guerra sono certamente più complessi da studiare. La dimensione dei gruppi è in molti casi informale, poco strutturata e quindi la stessa documentazione risulta frammentaria. Tuttavia si tratta, a mio avviso, di un momento chiave per capire la dinamicità e la natura stessa dell'evoluzione complessiva della mobilitazione anche successiva. Si è voluto sottolineare in primo luogo il ruolo fondamentale, evidente fin da subito, dei rapporti tra Italia e Jugoslavia, della rete di relazioni comunque presente tra società che facevano riferimento a sistemi politici diversi. Ciò favorisce lo sviluppo a maglie larghe dell'attivismo, che è mosso da spinte diverse, che comprende una fluidità di posizioni e delle organizzazioni che renderanno effettivamente possibile il coinvolgimento di migliaia di persone. Una dimensione di intervento che non viene frenata inizialmente dalla difficoltà di trovare strumenti interpretativi convincenti, ma che in un momento anche di superamento delle logiche appunto del mondo bipolare e anche un ingresso in crisi profonda delle istituzioni politiche italiane in quella fase, permette la definizione di uno spazio d'azione inedito e sostanzialmente autonomo. In tale spazio parte della società civile italiana, come si è visto, è fin da subito costretta a confrontarsi
in modo nuovo e diretto con il mondo esterno, con gli attivisti di altri paesi, e ad interrogarsi su alcune problematiche inedite e complesse che poi contraddistingueranno e attraverseranno la fine del secolo. Grazie. Grazie. Saranno tante le questioni che emergeranno da avanti, lei cerca certamente, ci pare fin dall'inizio di poter dire che la costruzione di reti sociali nella società civile europea sia uno strumento fondamentale per i momenti di crisi, di difficoltà, e questo sia uno dei fattori rilevanti che emergerà dal lavoro nelle sue prime fasi. E se il Movimento Italiano di Solidarietà è stato il più grosso, probabilmente, ancora non abbiamo dati certi, ma lo è molto probabilmente, e ci furono tante altre mobilitazioni negli altri paesi europei. E per allargare la prospettiva, quindi da nazionale all'internazionale, abbiamo invitato Vesna Jankovic dell'Università di Zagabria, che ha il merito di essere una delle persone che per prima ha iniziato la riflessione su questo tema. E quindi lascio a lei la parola per un'analisi più complessiva. Thank you for inviting me and good morning. In my presentation I'd like to look more closely at some features of this anti-war transnational cooperation which happened around the Yugoslav war. And since I'm a sociologist, I'll rely on some new sociological theory and concepts of it will be presented in a friendly, user-friendly way. So, global anti-war protest against the war in Iraq in 2003 and so-called anti-globalized organizing during the last decade, and Italy has witnessed both, have caught the attention of social scientists because of some innovative forms of organizing and communicating. This new political agent was identified as new transnational social movements. More thorough analysis have traced its origin in the end of the 80s in the context of the new wave of globalization, which changed the structure of international politics. While forms of international solidarity and networking existed a long time ago, there are some new features specific to contemporary transnational acting. It mobilizes broader spectrum of social agents around wider range of concerns, promoting more inclusive identities than, for example, identities found in old international workers' movement. New transnational acting takes form in loose distributed networks, facilitated by internet and other forms of electronic communication. It's greatly supported by cheap international travels and widely diffused knowledge of the English language as a new lingua franca. Since it bridges developed and developing countries, connecting activists from the center and from the periphery, researchers believe that new transnational social movements are proof for global diffusion of the script of modernity. Scientists analyzing the affectional side of social organizing indicate the global perspective, feelings of compassion, indignation and moral shock as the basic emotions inspiring transnational engagement. In his paper on transnational contention, Sidney Taro introduces the notion of rooted cosmopolitan as the key agent of new transnational activism. They grow out of local settings and draw on domestic resources. Their cosmopolitanism is not cognitive, but relational. They are not aiming at transformation of existing world order of nation states, but despite their rootedness in local context, their identity is based on membership in broader movement,
extended beyond the border of single national state. Paradigmatic and widely analyzed for its strategic use of new communication technologies, its transnational range and influence on global justice movement is the Zapatista movement from 1994. Even though post-Yugoslav anti-war organizing has had some similarities with Zapatistas, both were transnational in character and pioneered the strategic use of new information and communication technologies, post-Yugoslav efforts have remained largely unrecognized by either domestic or international scholars. In the research I'll present here, I argue that post-Yugoslav anti-war organizing should be credited as an early example of contemporary transnational activism, offering valuable insights into dynamic possibilities and shortcomings of transnational movements. Decade of intense international presence in the region of former Yugoslavia could be also considered an early episode of emerging global civil society. However, debatable the term global civil society might be. As it was already mentioned by previous speakers, it all started in 91, in the eve of an open armed conflict which will dismantle one country. Short war in Slovenia triggered building of ad hoc anti-war groups in other former Yugoslav republics, most notably in Serbia and Croatia. Along with local organizing, mass mobilization of peace groups in the West started as well. Geographic proximity, extensive media coverage, and not least personal ties stemming from holidays spent at the Adriatic Sea, and from acquaintances with numerous Gastarbeiter community in Western countries, contributed to this mushrooming of peace initiatives. Peace researcher and activist Christina Schweitzer argues that there was a social movement developed relating to former Yugoslavia in many Western countries that in hitherto unknown way combined traditional methods of protest and advocacy with concrete work in the field. She assembled information about activities of some 50 state and international organizations and 770 citizens, groups and NGOs, mainly from Europe and United States. While some of these groups were known and established peace and human rights organizations, such as the War Resisters Internationals, which had an initial contact with regional civil initiatives much before the escalation of the conflict, Schweitzer argues that the great number of civil groups emerged in the West at the beginning of the war. However, it is interesting to notice that the transnational actor, as well as the roots of transnational activism in post-Yugoslav region, could be found in contentious practices of the socialist era. As observed by some other researchers of regional civil initiatives, due to Yugoslavia's specific position, alternative youth, ecological and feminist initiatives in the 80s, which in many ways preceded the anti-war groups and media in the 90s, has less to do with the dissident groups in other East European countries. They had much more in common with alternative culture and political movements in the West of the time. Statement of the anti-war activist you can read on this slide clearly testifies about developed transnational networking already in the 80s. While social scientists studying new transnational movements agree on non-political character of their cosmopolitanism, in the context of strong national mobilization which took place prior and during the war, fundamental commitment of regional anti-war groups to maintain communication with the so-called other side became their core political agenda. In the heated atmosphere forged by mainstream media, simple willingness to communicate regardless of differences
in political views, and regardless of future relations between the republics, as it was stated in the charter of the anti-war campaign Croatia written in 91, was enough to be denounced as a public enemy and national traitor. While preparing this presentation, I was struck by almost prophetic and up-to-date character of few more sentences written in this same charter. And you can read it here. It states, "We citizens are part of modern Europe in which state borders are becoming point of connecting rather than separating individuals and nations. But our governments and other state institutions have limited function and range. They cannot be exclusive representatives of our interests." These sentences corroborate Saskia Sassen, sociologist, thesis about emergence of new informal political subject engaged in creation of new strategic geography that bypasses national states. An important feature of contemporary transnationalism is creation of transnational social spaces, which are mostly associated with migrant communities and transnational flows of financial capital. But researchers also point to virtual, deterritorialized, cross-border spaces of digital communication. Indeed, new communication technologies as distinct constitutive element of new transnational movements played an important role in the post-Yugoslav context as well. Maintaining communication between anti-war groups was one of the priorities of our peace work. But this was increasingly difficult from the autumn of 91 because of the damaged post and telephone lines between Serbia and Croatia. The reasons behind this were more political than technical. At the time, the official media in both countries were doing their best to demonize the enemy side, so it was important to block any information which could counter the official truth. Erich Bachmann, long-term peace activist involved in post-Yugoslav anti-war organizing from the very beginning, as a non-violent trainer and supporter, suggested at that time a globally new technological solution. Establishment of local BBSs, bulletin board system, which would be connected through the server in Germany. At the beginning of 92, the first modem was attached to the computer in anti-war campaign office, and BBS Zamir Zagreb, Zamir stands for peace, was formed. Very soon followed Zamir Belgrade, Zamir Ljubljana, Zamir Sarajevo, and transnational electronic network connecting post-Yugoslav peace, women's and human rights groups was born. By 96, Zamir had 7 nodes, Pristina, Tuzla and Pakrac, in addition to those already mentioned, and several thousand users. It became a firmly established transnational communication space, linking regional activists with each other and the world. Lively discussion on Zamir internal conferences contributed to direct democratic practices that we cherished in our work. Beside the virtual spaces of transnational electronic communication, due to the presence of many international peace volunteers in the region, our offices, our homes, daily interactions were essentially transnational, forming a parallel sub-universe. In social spaces we created together with our international friends, we spoke different languages, not only linguistically but also politically. Our offices were filled with people with all kinds of odd identities. These spaces became spaces of civility, uncontaminated by militarism, brutality, hatred, despair, fear to express oppositional attitude. So we can talk about corrective function of transnationalism
helping local activists to resist one-dimensional interpretation of reality and to develop international contacts and cosmopolitan attitudes. Which leads us to another feature observed by social researchers, and that is transformative potential of transnational acting. While many activists initially identified with larger movements with shared values, it was living experience of transnational cooperation which solidified both personal and organizational transnational identity, as it is vividly exposed in the statement by an activist from Women in Black from Belgrade, quoted here. As it stands, it was a life-changing experience for most of us. To sum up, international networking provided material aid to local groups, but equally important, moral, political, and psychological support and protection, as it mostly embodied in an organization called Balkan Peace Team. It also had an important corrective function. International volunteers who were not so emotionally involved in regional events were able to provide valuable view from the outside. Also, Western peace groups organized numerous gatherings of local activists from different republics, giving us opportunity to exchange information and maintain perspective. International volunteers living with us all acted as a sort of linking agents and cultural translators. Especially in the beginning, they help us articulate our experiences in a way understandable to someone abroad. They also brought rich organizational experience, language and computer skills, etc. Yet, the communication was in no way one-directional. It was a period of mutual learning, and transnational social spaces created in this way served as laboratories of activism, giving birth to new models of grassroots acting. But before I conclude, it is important to mention some negative sides of transnational organizing as pointed out by local activists with whom I talked. Especially in the beginning of the war, there were lots of peace tourists and adventurers knocking on our doors without clear idea what to do and just creating additional pressure. There were also projects planned without consulting local groups about possible impact, serving more for Western groups' self-promotion and for their own organizational needs. Some activists even talk about NGO colonialism, where some foreign NGOs built their international reputation upon the work done by local groups. Especially in the second half of the 90s, when big, well-established Western organization came offering capacity-building assistance, which ended up in imposition of specific organizational models, professionalization and bureaucratization of formerly grassroots initiatives. In the end, instead of conclusion, I would like to mention some open questions raised by new transnational agency. Can we talk about emergence of new political subject and new political arena? What is the impact of new electronic communication on organizational forms and structures of transnational organizing? What is the impact of transnational activism on national politics? And is there a difference between transnational agents from the center and from semi-periphery? And last but not least, what semi-periphery has to say about it? Thank you. La divisione della guerra fredda ci avesse impedito una...